prossimo evento, perché la responsabilità sociale parte da tutti noi, e a livello locale, nazionale e internazionale, e a proteggere la nostra grande casa. Cordiali saluti dal dottor Pilone. E vorrei fare una lettura che ha scritto un bambino, e mi è piaciuto tanto. Lui parla di un mondo, di proteggere il nostro ambiente, proteggere la foresta, proteggere le api, proteggere tutti gli animali che impollinatori che aiutano alla nostra natura, e anche imparare anche della natura, come ho sentito in questa sala, imparare, perché la natura ci insegna tanto, e noi dobbiamo, lo sappiamo, tante cose lo sappiamo già, però dobbiamo reimparare, l'ho imparato, e tutti questi aspetti, fare coscienza e consapevolezza, queste sono le parole all'unisono. Ci sono state tantissime grandi conferenze, grandi discussioni già a partire dagli anni 70, la convenzione quadro del Rio de Janeiro del 1992, questa convenzione importante, però viene qua un punto interrogativo, è servito qualcosa? Purtroppo al giorno d'oggi abbiamo un mondo surriscaldato, deforestazione, il clima che è cambiato, abbiamo vissuto quest'estate molto calda, poi è già da tanti anni che va avanti così, e quindi è molto preoccupante questa situazione, anche se lo sappiamo, partire dalle generazioni future, che sono i nostri bambini. So che i bambini sanno già tante cose e studiano, e tanti libri che si sono scritti a fin di bene con un messaggio virtuoso. Però mi è capitato, no, proprio in questo anno, di sentire una ragazzina, e le parlavo io dell'ambiente, dell'amore che abbiamo alcune persone per la natura, e lei mi diceva: non mi piace la natura. Poi ho sentito un altro bambino che ha detto lo stesso. Allora nasce un punto interrogativo, che i nostri bambini devono imparare a amare la nostra natura, perché sono le cose semplici che poi forse rendono questo mondo migliore. E nell'Ecuador, a partire dagli anni 70, quando sono state le scoperte che l'Ecuador aveva del petrolio nella Amazzonia ecuadoriana, alcune forse lo sapete già, ma la compagnia Chevron Texaco ha fatto molti danni nella Amazzonia ecuadoriana, un inquinamento per aria, terra e nei fiumi, incidenza. Una volta che si è ritirata non ha rispettato le regole di protezione dell'ambiente, creando tanti tipi di cancro nelle popolazioni esistenti, gli abitanti di quel settore, quindi la preoccupazione è molto grande. Poi abbiamo vissuto una grande deforestazione, poi mi sembra 2 anni fa si parlava di un incendio che non finiva, e quindi questa compagnia ha fatto tanto danno, e noi, come io sono dell'Ecuador, non sono una rappresentante di quei 30.000 ecuadoriani residenti qua, però mi preoccupo di queste cose, vorrei che questo messaggio sia compreso, perché anche noi ecuadoriani ci preoccupiamo per quello che sta succedendo, e vogliamo portare questo messaggio. Ringrazio la possibilità di il dottor Pilone, che mi ha permesso di essere qua, e che si crei questo messaggio virtuoso, e perché anche l'integrazione per parlare dell'ambiente e lasciare un mondo migliore alle generazioni future, ai nostri bambini che hanno diritto, è molto importante.